Questo pomeriggio negli studi di Uomini e Donne si è consumato un piccolo dramma. Dopo la solita 3 giorni dedicata agli over, nel People Show di Maria De Filippi sono tornati i protagonisti più amati, quelli del trono classico. La puntata è stata interamente dedicata alla tronista Valentina Dallari, il cui nome nelle ore scorse è stato associato ad una imminente scelta. In realtà ad aver scelto è stato Amedeo e non Valentina, ma di questo abbiamo già avuto modo di parlare questa mattina. Torniamo quindi alla strettissima attualità. Valentina è uscita in esterna con Mariano. Nel corso del loro incontro non sono mancate le incomprensioni. Mariano è scoppiato a ridere a causa della caduta del cameraman, che noi non abbiamo visto, ma si è anche rifiutato di mostrare a Valentina il suo cellulare, alimentando così i sospetti di quest'ultima. Ma a parte i dubbi che la ragazza nutre nei suoi confronti, la verità è che Valentina è più interessata a Gianluca e ad Andrea, e questo pomeriggio è stata costretta ad ammetterlo a Mariano, il quale inizialmente ha completamente frainteso il senso del discorso, ma poi ha finalmente realizzato e dopo qualche esitazione ha deciso di congedarsi, ovviamente visibilmente commosso. Sino a quel momento comunque era un'uscita di scena ancora onorevole, poi il dramma. Fuori dallo studio Mariano è scoppiato a piangere, Tina e Fabio sono accorsi al suo capezzale, ma a poco o nulla sono valsi i tentativi di consolarlo. La più classica delle sceneggiate napoletane, insomma, nel senso buono del termine, però, amici partenopei, non abbiatene a male. Un altro napoletano doc, ma di ben altra tempra, Amedeo, ha deciso di intervenire per porre fine a questo strazio. Ha invitato Mariano fuori a prendere una boccata d'aria e a microfoni accesi lo ha convinto ad asciugarsi le lacrime e a ricomporsi.